orgogliosamente lodevole. La tua tesi frutterà molto in benessere in tutti i sensi, lo avverto. Avrai tanto talento da vendere, vedrai. Vagabondando in giro per la casa, ho messo ordine dai cresciosi disordini d'abbigliamento che non usavo da tempo, dandole anche in beneficenza. Poi ho lucidato la vecchia tastiera, dove trascorrevo canticchiando il mio tempo libero, dedicandolo a voi. Credo che rinizierò a strimperarla in qualche melodica poesia da dedicare, qualcosa inventerò. Mentre la psicosi da trauma mentale di pensare sempre uguale va migliorando ogni giorno che passa con i nostri nuovi sussurri a non essere più molto invasivo. Avete fatto di me un mezzo miracolo, il resto lo conoscete di già, aggiornandovi nella mia nuova qualità d'artista in testi d'autore, narrazioni che invio ogni tanto, che spero piacciano, vi renderanno plagiata la vita in un sogno raggiungibile, cari affettuosi figli, di tornare fiero di noi. Pietro Paolo IV, poeta Naif Salentino, editore Pame, sigillo d'autore, cordialità. Orgogliosamente lodevole, la tua tesi frutterà molto in benessere in tutti i sensi, lo avverto. Avrai tanto talento da vendere, vedrai. Vagabondando in giro per la casa, ho messo ordine dai cresciosi disordini d'abbigliamento che non usavo da tempo, dandole anche in beneficenza. Poi ho lucidato la vecchia tastiera, dove trascorrevo canticchiando il mio tempo libero, dedicandolo a voi. Credo che rinizierò a strimperarla in qualche melodica poesia da dedicare, qualcosa inventerò. Mentre la psicosi da trauma mentale di pensare sempre uguale va migliorando ogni giorno che passa con i nostri nuovi sussurri a non essere più molto invasivo. Avete fatto di me un mezzo miracolo, il resto lo conoscete di già, aggiornandovi nella mia nuova qualità d'artista in testi d'autore, narrazioni che invio ogni tanto, che spero piacciano, vi renderanno plagiata la vita in un sogno raggiungibile, cari affettuosi figli, di tornare fiero di noi. Pietro Paolo IV, poeta Naif Salentino, editore Pame, sigillo d'autore, cordialità.